Assosalute presente al Premio Dona 2014, sì. E Gaetano Colabucci in sua rappresentanza. Bene, salute, consumatori, un binomio quasi inscindibile. Quali sono le tematiche più calde? Beh, diciamo che al momento siamo vicini alla stagione, come dire, fredda, per cui il farmaco di automedicazione vive di solito un momento importante perché curiamo tutti i piccoli disturbi anche legati alle patologie invernali. Come associazione siamo vicinissimi a Unione Nazionale Consumatori, ci tenevamo a essere presenti come lo siamo stati in passato perché siamo il comparto della salute che è deputato a parlare al cittadino e siccome Unione Nazionale Consumatori è il cittadino, nella nostra visione, quale partnership migliore che questa? Ecco, quando si parla di come dire, farmaci per automedicazione, si parla di un qualcosa che non ha intermediazioni come quelle che il medico offre in genere in questi casi. Qui il consumatore rischia di essere quasi sguarnito, non tutelato, a parte le sue associazioni di rappresentanza. Ma lì l'industria deve avere orecchie tese per capire se c'è qualcosa che non va. Come vi comportate? Beh, sicuramente la prima cosa da dire è che il farmaco di automedicazione è sempre farmaco, quindi soggiace a tutte le regolamentazioni che sono fatte a tutela del cittadino con la stessa, direi, intensità che accade per il farmaco etico, quindi sono farmaci che sono registrati, sono tracciati, sono approvati dal Ministero della Salute, la comunicazione al cittadino è controllata preventivamente dal Ministero, quindi c'è tutta una serie di legittimissime tutele del consumatore che sono appunto in piedi anche sul mercato dell'automedicazione. Detto questo, l'industria non si deve esimere per questo da, come dire, fare la sua parte, e noi lo facciamo come aziende singole ma soprattutto come associazione nel creare questa cultura dell'automedicazione responsabile. Noi vogliamo che il cittadino non compri i medicinali a sproposito, ma compri i medicinali giusti quando gli servono e sotto un atteggiamento di totale consapevolezza della sua, per la sua salute. In un contesto di disintermediazione decade a volte anche la figura del farmacista che dà buoni consigli, e con la vendita attraverso internet non si ha neanche quell'accompagnamento, diciamo, consapevole. Crea dei problemi questo a suo modo di vedere? Assolutamente sì, secondo me lo scenario in cui la salute o meglio il farmaco di automedicazione e la salute diventino dominio esclusivo del cittadino senza intermediazione è uno scenario, secondo me, non futuribile. Noi ci battiamo perché il farmacista continua ad avere un ruolo importante nella dispensazione del farmaco, così come ogni volta che possiamo ricordiamo che per qualsiasi dubbio ci si deve rivolgere al farmacista, al medico di base se necessario, e inoltre ricordiamo sempre di leggere il foglio illustrativo. Questi erano i temi fondamentali che abbiamo utilizzato proprio nella nostra campagna istituzionale che è andata in onda circa, credo, 2011. Ecco, una battuta finale qui dal Premio Dona 2014 sul futuro di Assosalute. Sì, una cosa che è diventata assolutamente prioritaria per l'associazione è lavorare per la informazione corretta tramite la rete. Ormai sappiamo che il cittadino italiano si rivolge alla rete perché è comodo farlo, anche su temi legati alla salute. La qualità e la quantità dell'informazione sulla rete non corrispondono a quello che il cittadino dovrebbe avere, c'è troppa quantità e poca qualità, si rischia di cadere sempre sui soliti siti Wikipedia e cose simili o il dottor Google che dovrebbe risolvere i nostri problemi. C'è un vuoto dove noi vogliamo invece posizionarci, che è una piattaforma, un portale che possa convogliare informazione ed educazione sulla salute, sempre relativamente ai piccoli disturbi, e che possa diventare polo di attrazione per altri stakeholders importanti che vogliono contribuire a questo stesso messaggio. Cito il farmacista, il medico generico, ma anche le associazioni di consumatori, piuttosto che addirittura l'autorità sanitaria. Bene, la ringrazio e la grazie, grazie a voi, buona giornata.